Buonasera, Marche! Show! Buonasera, Marche Show, Ancona! Mamma mia, quanti siete! Mamma mia, che emozione! Sapevo di avere dei parenti ad Ancona, ma non così tanti! Grazie, grazie! Pensate che hanno aperto il loggione lassù, quasi verso l'universo, ed era stato aperto solamente per Fiorello. Fiorello, un applauso a Fiorello, tanto non c'è. Ma qual è la differenza tra quella serata lì e questa? No, non è perché c'è Fiorello. No, no, non è perché lì c'era Fiorello, ci sono io. Sciapi! No, è perché lì se pagava e qui a gratis. O Cottighe! Diciamocela. La vogliamo dire? Diciamo, perché l'anconetano... Questa è la serata dedicata ad Ancona, è l'ottava tappa di Buonasera Marche Show. In tutte le precedenti sette tappe ho tradito la mia città. Dovunque siamo andati ho detto, sapete perché abbiamo scelto questa città? Ma perché è la più bella delle Marche? Tutti a Macerata, a Senigallia, tutti a cascarci. Ma stasera lo posso dire, veramente col cuore. Sapete perché abbiamo scelto Ancona? Ma perché Ancona è la città più bella delle Marche! Tanto ci sono cascati pure quelli d'Ancona. C'avemo i moscioli, c'avemo i moscioli. Che tocca fare? E beh, adesso siamo ad Ancona, eh? Come tu sai, ogni tanto devo tornare al Salesi. Mi diverto, faccio tante cose belle, divertenti. Grazie agli operatori della Fondazione Salesi, miei compagni di gioco. Vorrei solo che l'ospedale avesse più spazi per noi. Vorrei vivere serenamente la mia vita, come tutti gli altri, con speranze, sogni, delusioni e sconfitte, traguardi da raggiungere. Aiutami a custodire i miei sogni affinché niente e nessuno possano portarmeli via. Ti chiedo solo di proteggermi, lasciarmi lì, a colorare la mia vita giorno dopo giorno, a mano che magari li realizzi tutti. E poi, caro Babbo Natale, se assieme a tutto questo ti scappa anche qualche regalo, beh, ne sarei felice. PS, mi raccomando, leggi bene le letterine di tutti. Buon Natale a tutti. Grazie, grazie. È nostro compito, è nostra responsabilità aiutare... Perché no, Babbo Natale a realizzare i sogni dei bambini che in questo momento si trovano al Salesi. Avete reso Ancona bellissima, questa serata potrebbe valere la pena di essere vissuta solamente per le foto che tra poco proietteremo. Che cosa vedremo? Infatti questa sera mentre gli ospiti parleranno, dietro scorreranno... Mentre ci annoieremo sentire i nostri ospiti, no, ma... assolutamente no. Potrete vedere alcune delle più belle immagini che forse avete visto della città di Ancona. Infatti a fine settembre sono arrivati ad Ancona più di 150 Instagrammer da tutta Italia. Abbiamo fatto qui l'Assemblea Nazionale degli Instagrammer di tutta Italia e quindi abbiamo condiviso con la rete ed il mondo oltre 2500 immagini della città di Ancona e delle nostre belle colline della provincia. Quindi mentre andremo avanti con lo show avrete la fortuna di vedere delle bellissime immagini della città di Ancona e non solo, che scorreranno sullo schermo. Ma dica la verità, visto che parecchio sta ad Ancona ultimamente, quante volte ha sentito dire la frase rivolta a lei, Presidente, a discore? Non è fatica. Senti come sono pronti, eh? A discore non è fatica, diceva Barigello. L'ha mai sentita questa frase? No, perché... No. Però segnatela. Mi sa che è il sindaco, sì. No, non l'ho sentita. Ai politici di solito... Soprattutto la dico spesso. Anche lei lo dice spesso. A lui? No, perché non volevo... No, lui grazie a Dio oltre a discorre fa pure. Ecco. Il sindaco c'è un po' de raspino, si può dire raspino? Si dice raspino? Appena. Il raspi, chiedo venia. Porca miseria. Quindi conferma che lei quando parla poi le cose le fa. No, scusi, è un tic che purtroppo...
Beh, insomma, adesso detto così può sembrare una cosa esagerata, però certo a me piace lavorare in maniera pragmatica sui problemi, sui temi. Poi non tutte le ciambelle, si dice, vengono col buco, ma non è solo un discorrere, ma è un impegnarsi concretamente sulle cose. Al volo, la prima cosa che le viene in mente che ha fatto in questi primi mesi? A proposito dei discorsi non è fatica? Beh, la cosa più bella, più importante è stato trovare sul sociale 60 milioni di euro quando quest'anno si era partito con 1 milione, dando una bella risposta a chi ha più bisogno in questa regione. E adesso un uomo, un perché. Ma perché sei finito ad Ancona? Ha collaborato con Mike Buongiorno, con Emilio Fede, ha fatto gli scherzi anche a Moira Orfei, Franco Grasso, il padrone di ETV. Che? Sì. Il dittatore lo chiamiamo ETV. Tremendo. Quando entra lui in azienda, ragazzi, tutti sull'attenti, Franco. Ma de che? Ma de che, infatti? Ma de che? Guarda che situazione mi hai messo. Guarda quanta gente c'è. Non mi dire che sei emozionato, che mi emoziono pure io. Guarda lassù. No, guarda qua lassù. Che disastro. Come si sta al Poggio, ragazzi? Tutto bene? Dopo vengo, dopo vengo su. C'è la funivia, la prendo. Dopo vengo. Oh, mamma. Vogliamo parlare dei cinghiali. Signor sindaco, questa storia dei cinghiali. C'è una nuova proposta. Allora, faccia finta di niente, presidente. Abbiamo parlato di lanciafiamme, ne ha parlato tutta Italia, signor sindaco. Sì. Ieri ho letto che per i piccioni avete pronti i falchi. Giusta? Metodo politicamente corretto, i falchi, non fucili e non... Bella Vigna è un bel nome, altro che bevi l'acqua, acqua buona, mi fanno ridermi. Allora basta di scuola, è ora che mi vado a fare una bella schinata, viva il vino spumeggiante. Questo è l'applauso delle muse a Franky. Il suo sorriso non si è spento. A Franky, la meglio risata di Ancona. La meglio risata di Ancona. Questo applauso è per voi. Continuate a sorridere, perché attraverso il vostro sorriso sorriderà sempre tra noi Franky. Questo è l'omaggio delle muse. Venite, venite. Qua. Coloro che amiamo e che abbiamo perduto non sono più dove erano, ma ovunque noi siamo. Franky è qui con noi. Avete trasformato la macroregione in realtà. Come funziona? Ma noi abbiamo pensato che la macroregione non sia e non deve essere solo un fatto economico, ma un fatto sociale, culturale, sportivo anche. Quindi con lo sport, iniziando dai ragazzi, abbiamo cercato un gemellaggio con le squadre di Spalato, con l'Aiduc, che poi si è allargato anche allo Split. E abbiamo iniziato nel 2013, grazie all'Ufficio Scolastico Regionale, grazie al Forum delle Città dell'Adriatico e dello Ionio, a fare dei tornei di calcio, ma non solo, quindi là a Spalato e qui in Ancona, e con i ragazzi italiani e i ragazzi croati. Poi questa cosa è anche in continuità con i giochi della macroregione, con gli Youth Game che sono stati qua in Ancona nel 2014. Quindi diciamo occorre creare un rapporto sociale, crediamo, che vada oltre l'aspetto solamente economico, e noi abbiamo cercato di dare un contributo su questo. Voi attraverso i vostri baby ambasciatori. Attraverso i nostri baby ambasciatori. Vogliamo fare l'esperimento. Ragazzi, siete pronti? Ci siamo organizzati, sono 10 giorni... che facciamo le prove, eh? Il presidente fischia e tutti in campo, vai! Vai, venite, venite, venite! Mannaggia!
I potenti mezzi di ETV, quello era un fischietto di ETV, con il quale Franco, venite, venite, accomodatevi, impossessatevi del palco delle muse. Ma quando mai si è vista una roba del genere? Quanti siete? Vieni, vieni, guardateli qua. Se fate danni, Franco Grasso, mi raccomando, anche sì, ok, perfetto. Franco Grasso, rivolgetevi a Franco, ben arrivati. Accomodatevi, oh, che bella macchia di colore. Questo è il nostro futuro, questi sono i nostri ragazzi. Mazza che slongagnoni, oh. Presidente, voi lo sapete che c'è stato Miss Assessore Regione Marche? Sapete chi ha vinto? Un po' timida. Eh sì ragazzi, l'assessore più bello della Regione Marche, Ida Simonella, è vero? È vera questa cosa? È una vera stupidaggine. È una stupidaggine. L'ultima, e qui questa ci dice con le prime file, stato psicofisico pomeridiano che si prova usualmente dopo il pranzo da mamma. Pagnagna, questa la sapevano tutti, eh? Sono volontario perché ogni giorno osservo il mondo con occhi nuovi. Sono volontario perché non mi sono mai sentito così dritto come quando la mia schiena si piega per aiutare. Perché non mi dimentico che il vero potere nel mio cuore è il servizio, la cura dell'amico fraterno. Perché non mi dimentico dell'amore, di chi piange dolcemente e con dolore, dell'affanno di un passo, di un sorriso accennato, di un lucido sguardo. Sono volontario perché la mia felicità deriva da ciò che offro e non da ciò che ottengo. Per l'arancio della divisa, che è lo stesso colore del fuoco, non c'è dietro un eroe. C'è il sorriso di un fruttivendolo, la cortesia di una cameriera, la simpatia di un autista, il palato di un cuoco, l'attenzione di un imprenditore, la penna di un ingegnere, la stanchezza di un operaio. Sono volontario perché corro e non mi fermo, perché ogni giorno cresco e condivido. Sono volontario perché aiuto, perché amo, perché vivo, perché do costantemente voce a chi rischia di perderla. Perché l'unica cosa per cui valga la pena di vivere e morire è il beneficio di rendere qualcuno più felice e più utile. Sono volontario perché volo. Ragazzi, questo video, presidente, l'ho visto mille volte, ma ogni volta mi fa venire la pelle a capponi, come si dice qua. Dobbiamo ringraziare Stefano Sartini che è regista. Straordinario, straordinario video veramente. Sono volontario perché volo. Voliamo insieme ai 115 anni. 115 anni, guardate quest'uomo, c'ha 115 anni. Pensate quanto fa bene lavorare in Croce Gialla, guardatelo. Li porto bene, sì. Quale sarebbe il suo sogno? Per Ancona? Un impegno concreto. Non mi dica le buche che ce le abbiamo tutti in testa. Tutti hanno pensato alle buche. Il rilancio del centro storico, il rilancio del centro della città, il mercato delle erbe. Il mercato delle erbe. Ci facciamo il nodo al fazzoletto, poi tra un anno, presidente, torniamo qua e vediamo se questo mercato delle erbe, in stile Covent Garden, Made in London, Covent Garden, siamo purtroppo in chiusura. Voglio dedicare un omaggio a un mio parente che diceva terra, ferro e guerra, ci vuole duere, se no errore. Lo dedico a mio zio, buonanima, zio Ennio. Scusa zio, non pensavo, t'avrò allungato la vita, dai, dai zio, te voglio bene. Grazie Ennio, è vero, è tutto vero. È tutto vero quello che succede a Buonasera Marche Show. Franco, e qui torniamo seri, Franco a giugno ha raccontato una cosa in diretta televisiva. Ti risulta? Ero anch'io lì con lui, mi è cascata la dentiera. Franco ha raccontato che stai poco bene, Franco. Ha detto proprio, ragazzi, ma sì, c'ho un tumore, così, sapete. È vera questa cosa, Franco? Sono cose che succedono ai vivi. Sono cose che succedono ai vivi per il momento, cioè, voglio dire. Insomma, certo. Tanto il tempo determinato è per tutti, eh? Ah, ragazzi, allora. Salvo complicazioni, l'ho sempre detto, no? Ce n'è una di vita, poi qualcuno dice che ce n'è un'altra. Dici? Dicono. Ti ci speri? Ma sì, perché no? Che me frega.
Tanto, scusami. Franco, sì. Io sento tanta gente che mi dice, anche mi fermano a casa, allo Shan, in giro per strada, mi dicono, ma io non ci credo, perché lo vedo in televisione, lo vedo in giro, eccolo, con il sorriso. Ah, sì. Col sorriso di Daniela, l'associazione che rappresenta, col sorriso che porti tutti i giorni. Come fai? Me ne frego. Me ne frego, nel senso che faccio in modo che la malattia... Cerco di fare in modo che la malattia non diventi protagonista della mia vita e di conseguenza anche di quelli che mi circondano, perché sennò sarebbe veramente una cosa triste. Io tu mi conosci bene, io sono sempre stato colui che godeva a portare buone notizie, mi è sempre piaciuto, per cui sorriso sulle labbra è sempre in modo positivo. Per cui perché portare una cosa brutta, una cosa negativa, cioè una malattia? Me ne frego. E adesso, per chiudere, per ringraziarvi, vorrei chiamare il colpevole di tutto sul palco. Se non ci fosse stato lui, un annetto e mezzo fa, chiacchierando con un altro grande amico mio personale, forse dopo questa sera non più, Paolo Filippetti, non sarebbe successo nulla questa sera. È anche un grande successo di Giorgio Moretti, il nostro editore. Dov'è? Si è nascosto? Colpo di scena. Giorgio è scappato? Eccolo là! Guardatelo qua, che bell'uomo, ragazzi. Sembra appena uscito dalla cresima, questa è taglio cresima, eh? Giorgio. Effettivamente sono andato dal barbiere. Perché a Macerata ti ho fatto lo scherzo, invece per questa sera non potevamo, non ero pronto. Non potevamo esimerci dal ringraziarti, perché qualche mese fa tutto questo sembrava impossibile e invece grazie all'impegno anche del tuo staff, Erika in particolare, Sergio, Roberto, Isabella, Luca, Tombolini, Lisa, Roberto, un po', si può dire pisciloglio, pisciloglio Giorgio, pisci. Beh, adesso sì, devo dire che un po' di tempo fa, quando avevamo fatto il primo sopralluogo, un po' ci eravamo spaventati di riempire un teatro di questo genere, poi ci siamo riusciti e spero che chi ha partecipato a questa serata si sia divertito, si sia commosso, si sia emozionato. Io in particolar modo, non so, doveva partire una foto, non parte, non no, lo so. No, però, aspetta, aspetta, perché c'è una sorpresa. Se tu ti sei emozionato fino adesso, adesso mi sa che ti sciogli. Perché abbiamo una sorpresa anche per te. Prego. C'è un'avventura che manca, un'avventura ancora da compiere, pensando al domani. Ma non saprei se c'è forse qualcuno che non crede molto nel suo lavoro, che magari sta andando male e che non sapendo più a che santo votarsi, invece di buttarsi dal ponte, come mi disse un giorno un cliente, se lei mi dice di no mi butto dal ponte. Come fare a dire di no a uno che sente che ha la responsabilità dietro le spalle di centinaia di persone alle quali sta per togliere il lavoro e che le viene a chiedere soccorso in questa maniera? A me è capitato. E poi essere invitato ai festeggiamenti quando poi l'azienda è rifiorita. E questa è sempre stata la spinta. Mai fare delle cose inutili, mai fare spendere soldi a vuoto, mai copiare una cosa da altri. E devo dire che per fortuna i miei figli hanno preso questa cosa e devo dire stanno lavorando in una maniera magnifica. Un giorno Vittorio Merlone disse a Giorgio: oh Giorgio, ma sei bravo, ma quanti anni hai? No, dice, da quanti anni? Ho 35 anni di esperienza. Ma come, quanti anni hai? 40 allora? Ma papà da quando avevo 5 anni che mi parla di queste cose. Questo è un altro uomo straordinario che ha reso Ancona straordinaria, al CEO Moretti.
Era un sogno, tra l'altro, di papà al CEO realizzare una serata così. E tu, Giorgio? Sto zitto, mi ero preparato un discorso. Hai realizzato il sogno di papà. Lui, quando faceva le interviste televisive su, su TV Centro Marche, lo devo dire. Certo. Aveva un bene, sogno, grazie, arrivederci. Aveva un sogno che era quello di farlo, di uscire da uno studio arido, secco, e di mettersi a contatto col pubblico. Vuoi per l'avanzare dell'età, vuoi per altre ragioni, alla fine non c'è stato, e quando abbiamo realizzato, ecco, abbiamo iniziato a realizzare queste, queste serate con Maurizio, con Paolo, con tutti gli altri, insomma un ricordo era andato a, a quel desiderio. Tra l'altro là c'è mia madre, c'è mia sorella, mio figlio, mia moglie, se no il teatro non lo riempivamo. Appuntamento. Io ringrazio tutti. Ringrazio l'università qui davanti che non più tardi di un mese e mezzo fa ha intitolato un contest al corso di comunicazione e marketing a papà, e a noi in famiglia ha emozionato molto perché l'hanno fatto 3 anni dopo la scomparsa e non 3 mesi dopo, quindi grazie, e grazie a tutti gli ospiti che si sono prestati questa sera a questa serata, mi auguro che si siano divertiti. E chiaramente a tutta la città di Ancona che ha risposto in maniera veramente forte e straordinaria. Grazie a tutti. Abbiamo iniziato con una bambina, chiudiamo con i nostri con i nostri anziani, perché si dice che un giovane va veloce ma l'anziano conosce la strada. È anche per questo che io porto le bretelle in ricordo dei miei nonni, nonno Mario e nonno Andrino, che portavano le bretelle, perché ciò che siamo è il risultato di chi c'è stato prima di noi. È un testimone che prosegue, quindi ci vediamo l'anno prossimo con Buonasera Marche Show da Ancona. Grazie.